Andremo allo strip club a fare un po' festa con la nuova Lamborghini Urus e usiamo la battuta di Ronaldo Junior. Bella zi, te pago lo stipendio, quindi fammi entrare. Metti tutti in uno spogliatoio, ve aspetto tutte, zi. In mutande, con quattro stripper che gli ballano addosso. Oh mio Dio, ma sono nuda! Sono in mutande! Perché? Rate, manco ce la fa a camminare, poverino. Oh mio Dio, che diavolo. Ronaldo Junior, siamo dei bravi ragazzi. Voilà, pagliacci pagliacce, qui è Megozzo e ben ritrovato. Mi sono spaccato il dito. Ben ritrovati a Bomba a tutti quanti in questo nuovo video con il nostro Cristiano Ronaldo nella vita reale da calciatore. Dopo l'ennesimo, e dico l'ennesimo traguardo raggiunto nella giornata di ieri contro la Spagna, aver menato tre papagne da solo all'intera squadra, Cristiano oggi ha deciso di rilassarsi. Ma ragazzi, i guai non arriveranno forse subito, ma arriveranno forse a fine video, non lo so, metà, non lo so. Quindi io vi invito a guardare questo video perché ci saranno delle conseguenze al fatto della Lamborghini Urus. Quindi Cristiano ancora non se lo aspetta, vedremo come reagirà e che cosa succederà. Per cui non perdete il video fino alla fine, perché vi ricordo che a fine video saluto 5 di voi su Instagram. Infatti vi ricordo che il link lo trovate in descrizione e anche qui vi basta cercare chiocciola Real Anthony e potrete venirmi a seguire su Instagram in modo tale che io possa salutarvi in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando ragazzi, fatelo. Dopo l'incredibile partita di ieri ragazzi, che veramente è stato qualcosa di emozionante, ho veramente spaccato tutto, quindi spero che il mio show, attenzione, vi sia piaciuto. E attenzione, ritorna incredibilmente il ritorno delle felpe supreme, che Ronaldo aveva detto basta felpe supreme, invece ragazzi ritorna la felpa supreme per Louis Vuitton, che a quanto pare a Ronaldo piace veramente tanto questa felpa. Allora ragazzi, vi spiego velocemente Ronaldo che cosa vuole fare. Abbiamo vinto la partita contro la Spagna, meglio vinto, per me è stata una vittoria, anche se abbiamo pareggiato perché ho praticamente fatto quasi tutto io. E questa sera quindi, per festeggiare, andremo allo strip club da soli, senza Ronaldo Junior. Andremo allo strip club a fare un po' festa con la nuova Lamborghini Urus, che vi ricordo che abbiamo rubato ai cardi e abbiamo riverniciato di questo colore arancio metallizzato misto al giallo, che è veramente una cosa strafiga, e ovviamente targata CR7. Quindi ragazzi, bando alle ciance, basta perdere tempo, dobbiamo andare subito allo strip club a fare il bordello. Da giugno mi ha detto che voleva venire con me, sì, aspettasse sempre che viene con me quel pazzo. Bene ragazzi, penso di dover meritare anche io ogni tanto qualcosa di diverso, infatti sto andando appunto allo strip club che era... Non so quanto tempo che non ci va. No, forse non ci sono mai andato. No, con Ronaldo ci siamo andati una volta. Con Ronaldo Junior non ne parliamo. Ok ragazzi, dovremmo essere arrivati allo strip club. Infatti eccoci qui, la grande tappa di questa sera allo strip club per Cristiano Ronaldo, che mamma mia ragazzi, non ci credo, veramente non ci credo che cosa sta combinando. Tanto lasciamo la Lamborghini Urus qui, tranquillo, proprio Ronaldo è parcheggiato da sballato. Bene ragazzi, adesso è l'ora di ubriacarsi e farsi casino con le strip per a bomba, veramente a bomba. Ok, vediamo un po' se c'è il tipo della sicurezza, quello ci sta sempre. Che poi l'hanno cambiato, prima era un altro. Usiamo la battuta di Ronaldo Junior. Bella zi, te pago lo stipendio, quindi fammi entrare. Bella frate. Mamma mia, Cristiano Ronaldo è entrato proprio davvero maleducato. Chiudiamo la porta, ancora entrano i minorenni, che i minorenni non devono... mamma mia, guardate quanto è fiero oggi, oh, regà. Stasera Ronaldo finirà esattamente come quello lì, in quel modo, va bene. Comunque, siamo arrivati giusto in tempo per lo strip di questa, ma questa qui, non so, forse se ne sta andando, ecco. Mi dice che voglio venire, se voglio venire sul letto con te? No, no, prima devo spararmi un drink. Non è che la faccio facile la serata, fra. Spariamoci un drink, ci sta la tipa dei drink, sì. Ehi, bella, fammi pornatrice, fammi un drink da $10. Vedi ragazzi, perché mi piace venire nello strip club il sabato sera, che tra l'altro voi vi chiedete perché il sabato sera nello strip club più famoso di Los Santos non ci sono altri uomini, c'è solo Ronaldo con una birra in mano, perché ci stiamo sparando una birra in mano e non ci sono altri uomini. Bene ragazzi, mi sembra facile, abbiamo pagato, lo strip club è tutto nostro e questa qui ci sta chiedendo di uno spettacolo. Ma certo, non possiamo rifiutarlo, dai, va bene, andiamo. Ronaldo, sboccia la bottiglia, magari lasci la bottiglia. Segui Peach, Ronaldo, dai, che ti vuoi fare il balletto, lascia quella birra, te la bevi dopo.
No, no, stavo fine adesso. Dai, finiscitela quella, intanto ti sta aspettando. Ragazze, venite tutti a fare il ballettino con me. Anzi, ballettino, venite tutti in uno spogliatoio, vi aspetto tutte, zi. Intanto andiamo prima con questa. Ronaldo, vuoi lasciare quella bottiglia? Te lo spacca in testa. E ragazzi, quanto pare Ronaldo non stava badando a spese. Regia, regia, presto, censura. Ok ragazzi, attenzione, ci sta un casino perché Ronaldo ha chiesto a DJ di alzare la musica a pompa. Ci sono lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 stripper. Non si sta capendo più niente ragazzi. Ronaldo, quanti inviti ti stanno ricevendo? Questa ti vogliono solo spillare soldi, CR7, non farlo. Ti vogliono rubare la felpa. Ok ragazzi, io ho lasciato Ronaldo giusto un attimo il tempo che sono andato un attimo a far pipì. L'ho ritrovato praticamente così, in mutande, con quattro stripper che gli ballano addosso. Non so se riuscite a sentirmi perché il DJ ha alzato la musica, ma se riuscite a sentirmi ragazzi, non prevedo delle belle cose che succederanno, quindi non guardate questo video fino alla fine, perché forse Ronaldo ragazzi è completamente impazzito. DJ, vuoi abbassare questa musica? Non si sente niente. Oh mio Dio. Allora ragazzi, che diavolo sta succedendo? Dove siamo? Oddio, ma dove? Ma che? Oh mio Dio, ma sono nudo! Sono in mutande! Perché? Perché sono in mutande? E sono anche deidratato. Aspetta, ma che diavolo è successo? Se ieri sera eravamo andati allo strip club, dove era la... Ah, sta qui. Pensavo ragazzi mi avessero rubata. Oh mio Dio, ma che ora è? Ronaldo, vedi che ora è? Oh, Ronaldo? Ti alzi! Sono le 8! Cosa, siamo stati fuori 7 ore? No, di più! Oh mio Dio ragazzi, devo tornare a casa. Ronaldo, ti vuoi alzare da lì? Ragazzi, oddio, sembra un barbone, si è sballato, sbroccato. Oh mio Dio ragazzi, Ronaldo ha una sbornia più sbornia. Guardate, manco ce la fa a camminare, poverino. Ragazzi, da quello che mi ricordo, ho fatto a botte con le stripper perché volevano rubarsi i miei soldi e poi sono arrivate le guardie. Oh mio Dio ragazzi, devo tornare a casa. Ronaldo, dobbiamo tornare a casa. Samantha sarà super incazzata. Dirà dove è andato Ronaldo. Ragazzi, dobbiamo tornare subito a casa, veloce, veloce, veloce. Ok ragazzi, siamo arrivati a casa prima che Samantha. Oh mio Dio, che diavolo, che sta succedendo a casa mia? Oh, che sta succedendo a casa mia? Oh, ma che ci fa la polizia? Schere! Mi scusi, signore, ma che sta succedendo? Che diavolo ci fa Icardi in casa mia? Oddio santo. Momento, non ci sto capendo un H di niente. Oh mamma ragazzi, che bordello! La poliziotta sta spiegando a Ronaldo che, tra l'altro ragazzi, non penso che Ronaldo stia capendo nulla di quello che sta succedendo. Sta spiegando a Ronaldo che Icardi ha fatto una denuncia perché pensa che noi abbiamo rubato la sua Lamborghini Urus. Infatti sta lì la sua Lamborghini Urus. Il problema è che non ci sono prove. Guarda, caro Icardi, che non sono stato io. Io me la sono comprata, hai capito? Bravo. Spero se lo abbia capito. Oh, scusa tesoro. La poliziotta mi sta dicendo che hanno avuto reclami da parte dello strip club perché dice che ho investito una persona, ho fatto bordello e abbiamo picchiato delle stripper. Oddio santo, Ronaldo, ma che diavolo hai combinato? Tesoro, non è vero, non crederci a sta cosa. Io e Ronaldo Junior siamo dei bravi ragazzi. Ti giuro, siamo dei bravi ragazzi. Mi sta chiedendo perché sono in mutande. Lunga storia. Avevo caldo. Ok ragazzi, pessima storia. Siamo stati denunciati da Icardi e dallo strip club. OMG. Perché Riccardi pensa che quella sia la sua Urus, infatti la stanno guardando quella Lamborghini, ma non riconoscono mai perché abbiamo cambiato tutto. E adesso la poliziotta ci sta dicendo che dovremmo seguirla in caserma. Cosa? Ma sono sbronzo perché ho fatto a botte con le stripper, valevano i miei soldi. Oh mio Dio ragazzi, ora come ne usciamo da questa situazione e come lo spieghiamo a Samantha? E il povero Ronaldo Junior non può andare in carcere, sta giocando le giovani del Real Madrid. Se il video vi è piaciuto, vorreste vedere come andrà a finire questo bordello che Ronaldo ha creato, mi raccomando un bel mi piace, commentate sotto al video e iscrivetevi al canale, mi raccomando, per non perdere i prossimi video. Quindi non dimenticate, andate giù ed iscrivetevi, importantissimo. Ed è giunto il momento, cari amici miei, di salutare le ultime 5 notifiche di Instagram. Per cui saluto Stel92, Otrak, Gabriele Cosi 123,
Bastamatti e Ricky 783. Questi sono i 5 di oggi che il nostro Cristiano Ronaldo mezzo sbronzo ha salutato. Se anche voi volete essere salutati da me e da Ronaldo in tutti i prossimi video, mi raccomando, cercate @RealAnthony, ci potete trovare in descrizione anche su Instagram, quindi mi raccomando, passateci. Bene ragazzi, sono le 9 del mattino, Ronaldo penso sia un po' nei guai. Ditemi voi come vorreste che andasse a finire. Come non so, grazie a tutti per la visione ragazzi, e ci becchiamo tutti quanti ad un prossimo video. Ciao!